Il Parco del Mulino a Pistrino ospita la consueta festa della scartocciatura con la gara dei giovanissimi organizzata dall'Unione Ciclistica Città di Castello per quella che è la festa dell'Alto Tevere della frazione di Citerna di Pistrino. Si cucina in maniera meravigliosa, la ciaccia fritta c'è la possibilità di mangiarla qui a Pistrino, poi vi racconteremo nel corso della nostra cronaca quello che è la ciaccia fritta. Qui intanto ci prepariamo alla partenza per il trofeo della scartocciatura, questo appuntamento per il 2016 che nasce con la collaborazione della Proloco di Pistrino. È valida per l'assegnazione del Memorial Renato Amantini, valida per il trofeo Procaci. Andiamo subito a vedere allora come sono andate le cose in questa giornata di Pistrino, la categoria G1 femminile. La vittoria è per Eloisa Loi della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Davanti a Sara Gagliardoni Proietti del Velo Club Racing Assisi, terza è Dalila Orologio della Pedrignano. La categoria maschile della G1 del trofeo della scartocciatura, Leonardo Micanti, Foligno Start, va a vincere davanti a Giacomo Santioni della Pedrignano e poi Edoardo Montella del Ruota Libera di Terni, Edoardo Biccheri del Città di Castello. Paolo Moretti del Narnia precede Gabriele Rondin in sesta posizione, Velo Club Racing Assisi e poi Danny Bernacchia della Nestor Marciano precede Riccardo Bellucci, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Salvatore Dario Russo della Pedrignano, Davide Marcellini del Città di Castello e Michele Bottalvio della Foligno Start in undicesima posizione. Per quanto riguarda la categoria G2 femminile, la vittoria per Margherita Altea della Foligno Start, che aveva vinto anche l'anno scorso la Margherita Altea qui a Pistrino. Giada Romagnoli della Gubbio Ciclismo Mocaiana fa seconda e terza e Giulia Milli del Città di Castello. Andiamo a vedere la categoria della G2 per questo trofeo della scartocciatura con Matteo Magnoni della Gubbio Ciclismo Mocaiana che fa bis insieme con Nicolò Tomassini, suo compagno di squadra. Terzo è Tommaso Santioni della Pedrignano davanti a Pietro Battistelli del Velo Club Racing Assisi con il compagno di squadra Filippo Susta e poi ancora Gubbio Ciclismo Mocaiana con Antonio Staccini davanti a Diego Bugiantella Velo Club Racing Assisi, Lorenzo Scocciolini della Foligno Start che arriva in ottava posizione davanti ad Alessandro Donati del Ruota Libera di Terni e poi Nicola Bernacchia, Nestor Marciano decimo davanti a Riccardo Biagini Città di Castello, Matvi Invacu della Pedrignano e Giulio Guerra del Città di Castello con il compagno di squadra Riccardo Panbianco in quattordicesima posizione. La categoria della G3 femminile con Azzurra Bentivoglio della Spoleto Bike, Caterina Cernicchi, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Maria Stella Cernicchi, sua compagna di squadra, Emanuela Todini della Nestor e poi Giulia Calderini del Città di Castello in quinta posizione. La G3 maschile, Mattia Gagliardoni, Velo Club Racing Assisi, Francesco Cornacchini della Nestor Marciano in seconda posizione, Francesco Leoni della Foligno Start, precede Manuel Maldera del Città di Castello, Valerio Bini della Nestor Marciano, Emanuele Battistelli sesto per il Narnia 2014 davanti al compagno di squadra Mai Pena Alex con la ottava posizione di Francesco Marchegiani della Gubbio Ciclismo Mocaiana ed il suo compagno di squadra Lorenzo Mischianti che chiude in nona posizione. E adesso andiamo a vedere la G4 femminile, ma prima vi ricordiamo che questa
ciaccia fritta soprattutto, perché si fa anche al forno, ma si fa fritta qui nella zona dell'Alto Tevere, si chiama ciaccia, in altre parti si chiama pizzole, nella zona del Perugino si chiama arvoltoli, non so come si chiamano nella zona dello Spoletino, a Terni si chiamano le frittelle. È la pasta di pane fritta nell'olio e poi viene salata o messo lo zucchero. Qualcuno ci mette anche il companatico perché ci sta bene, ma mangiate calde, sono qualcosa di meraviglioso. A Pistrino dicono che le hanno inventate loro. A Fighille, che è l'altra frazione di Citerna, dicono invece che le hanno inventate loro. A Pistrino le bucano con la punta del coltello prima di friggerle, a Pistrino invece ci passano una sorta di rullo che fa dei buchi più teneri e più morbidi. Però chi la mangia a Pistrino e chi la mangia a Fighille, devo dire che riconosce che sono meravigliosamente buone allo stesso modo. Poi andiamo alla G4 femminile, come dicevamo, Alita Cocchioni della Forigno Start davanti a Aurora Pannacci, Gubbio Ciclismo Mogaiana, e poi Giulia Cozzari è terza della Petrignano davanti a Matilde Parrello del Narnia. La categoria maschile vede la vittoria di José Daniel Notari del Velo Club Racing Assisi davanti a Tommaso Spaccini della Nestor, Tommaso Francescangeli della Petrignano, Tommaso Marchionni della Foligno Start in quarta posizione, che precede Alessio Sperandei del Narnia, Manuel Toia del Foligno Start con il compagno di squadra Alessandro Mattioli, e poi in ottava posizione Alessandro Carbè della Petrignano, nono è Leonardo Loi della Gubbio Ciclismo Mogaiana, decimo Francesco Morettini della Foligno Start. È partita anche la categoria della G5 nel femminile, e Giulia Sorrentino Foligno Start davanti Emma Nullo del Narnia, e terza è Chiara Bellucci della Gubbio Ciclismo Mogaiana. Una bella battaglia qui nella G5 maschile, con Elia Baccello ancora una volta va a vincere ruota libera di Terni, Samuele Scappini e della Nestor Marciano, Gabriele Biccheri del Città di Castello precede Stefan Danut Pena del Narnia, e poi in quinta posizione Tommaso Brunori Velo Club Racing Assisi, Giulio Moretti Narnia, Ciro D'Amato della Petrignano, ottavo Alessandro Bruno del Narnia, la nona posizione di Raffaele Cosentino del Foligno Start, e poi Alessandro Castellani Gubbio Ciclismo Mogaiana, i due del Città di Castello, Diego Bacchetta in undicesima posizione, Alessandro Givoia della in dodicesima, e poi Damiano Orologio della Petrignano, e chiude la classifica Matteo Coletti del Narnia in quattordicesima posizione. E andiamo a vedere l'ultima gara, trofeo della scartocciatura, vi ricordo organizzato da Luci Città di Castello con la collaborazione della Proloco di Pistrino, con questo che è il parco intorno al quale si svolge la festa. Nella C6 femminile Elena Palombi, Massa Martana davanti a Giada Stella dello Spoleto Bike, e poi la categoria maschile vinta in volata da Valentino Romolini del Città di Castello, che batte Thomas Perotti ruota libera di Terni, Edoardo Rulli del Velo Club Racing Assisi, Andrea Bentivoglio dello Spoleto Bike, Riccardo Frappini del Velo Club Racing Assisi, Francesco Romitelli Gubbio Ciclismo Mogaiana, Edoardo Burani anche lui del Città di Castello, Omar Ariri in ottava posizione per il Petrignano, che precede Pietro Contadini Città di Castello, Tommaso Zebbi della Gubbio Ciclismo Mogaiana, Emanuele Cianchella del Narnia, e poi Riccardo Donati del Ruota Libera di Terni. Una gran bella volata, come dicevamo, con Valentino Romolini che va a battere Thomas Perotti e Edoardo Rulli, una volata che si aspettavano un po' tutti, con Valentino Romolini che gioca in casa e che va a vincere.
È la penultima gara che seguiremo, poi dopo di questa ci sarà il trofeo Gabriele Battistelli sul ciclodromo di Città di Castello e per noi sarà la chiusura dell'attività giovanile. E intanto noi andiamo a vedere quelle che sono le premiazioni e quelle che sono le ciacce fritte, come vi dicevo. Qui ve le facciamo vedere come vengono fritte in olio con temperatura che è intorno ai 180 gradi per non far assorbire troppo l'olio, e sono davvero deliziose, davvero davvero deliziose. Mangiano un po' tutti, il nostro Franco che si fa prendere dalla bontà della ciaccia fritta mentre vengono cucinate. Ci saranno altre persone che mangeranno la ciaccia fritta e che noi andremo a scoprire in questa giornata di Pistrino. È la nostra Salvina, eccola qua, ci vede e dice: mannaggia, sei sempre tu a dar fastidio mentre mangio la ciaccia fritta. Chi vuole la può riempire e farcire, devo dire che già è buona e stuzzicante e con appetito meraviglioso. Il presidente Patrizio Braganti ce lo dice e ce lo fa capire che è buona la ciaccia fritta di Pistrino. E andiamo a vedere dunque come sono andate le cose, mentre ci sono le donne che preparano le salsicce e da fare arrosto per riempire quella che è la ciaccia, per riempire quello che è la piadina. I nostri giudici sbocconcellano, oramai questa è la sesta ciaccia fritta del pomeriggio, però voglio dire, in attesa della premiazione che vuoi fare? Non ti vuoi fare una birretta e una ciaccia fritta? E così deve essere. Andiamo, come dicevo, a farvi vedere come viene fatta la ciaccia fritta, come viene preparata all'interno, l'impasto da mettere in lievitazione, pasta di pane, e poi viene spianata e qui, vedete, viene bucata con la punta del coltello. Per chi ha appetito, come il sottoscritto, che non lo vedete mangiare, ma quel panino finirà presto nelle fauci del sottoscritto, lo ammetto, perché sennò dopo dicono: tu fai vedere sempre le immagini però non ci dici mai quello che mangi. Ecco, era il panino con il prosciutto che avevano preparato per i piccoli, poi c'è una sorta di piccolo rinfresco con patatine e Coca-Cola per fare festa tutti quanti insieme, e noi adesso andiamo alla consegna del trofeo della scartocciatura con Gubbio che va ad alzare il trofeo. Sono i ragazzi della Gubbio Ciclismo Mogaiana, la consegna con il presidente regionale Carlo Roscini, ci sono i responsabili della Proloco di Pistrino, quelli di Gubbio alzano il trofeo, ma alzano il trofeo anche quelli ovviamente che hanno vinto con il trofeo a punteggio. Foligno Start, eccolo che viene premiato dal presidente della Proloco, il giovane Lanzano ritira la coppa per poi passarla, così come tradizione, a tutti i piccoli, e qualcuno davanti alla telecamera ci saluta, qualcuno fa le berte, è un momento di felicità e di divertimento. Noi andiamo adesso con l'altra premiazione del trofeo della scartocciatura con Città di Castello, con Franco che ritira il trofeo, c'è anche Nelson che è con noi in questa giornata. Ecco qua, su Franco, vieni a ritirare il premio perché oggi te la sei meritata davvero. Infaticabile il nostro Franco. E devo dire che questi sono i piccoli del Città di Castello che se lo sono meritato davvero alla grande questa vittoria nel trofeo della scartocciatura di Pistrino.